problema era che mi cadevano i denti, avevo il problema della piorrea, iniziato con uno, con due, poi col passare del tempo, anche solo parlando, ogni tanto mi cadeva qualche dente. Tu non sai bene quando mangi cosa succede, perché mi è capitato mangiando comunque fuori di mangiare semplicemente un'oliva, mentre toglievo l'osso mi ho tolto anche un dente, ma non perché ho tolto io il dente, perché si è staccato. Diventava un disagio anche andare in giro, andare a qualunque posto, per cui bisognava assolutamente trovare una soluzione. Avevamo sentito un po' in giro una cosa e l'altra, però i prezzi erano anche molto elevati, quindi un po' così casualmente poi abbiamo trovato la clinica Spallanzani e siamo venuti a sentire qua per vedere come si poteva gestire tutta la situazione. Noi l'abbiamo conosciuto tramite i social, così per caso, casualmente, girando nei social vari, su Facebook, così abbiamo appunto visto un'intervista tipo questa, una signora che diceva che cosa aveva fatto e come si era trovata. E niente, abbiamo chiesto l'appuntamento per venire giù, fare il preventivo, poi la prima cosa che c'è in la panoramica che c'è da fare all'inizio, gratuita. Siamo venuti e la prima impressione è stata buona comunque, perché il posto è tenuto molto bene, pulito, e quindi abbiamo avuto subito una bella impressione. Avevamo preso in considerazione anche quelle, anche lì avevamo cercato un po' i costi, il sistema per andare, tornare, però il nostro dubbio era nel caso ci fosse bisogno di qualcosa o di una complicazione o comunque di un'assistenza. Tutte le volte bisognava comunque fare un viaggio, soggiornare lì se bisognava soggiornare lì, e quindi alla fine i costi, magari risparmiavi qualcosa a livello dell'intervento, che però poi li spendevi in altri modi. E allora a quel punto abbiamo optato per rimanere in Italia e avere l'assistenza anche nel momento in cui ce ne fosse stato bisogno, il più in fretta possibile. Io l'avevo la paura, anche perché all'inizio, prima cosa, mi hanno dovuto togliere quei pochi denti che mi erano rimasti. Per cui io quel giorno dell'intervento, quando sono entrata, io ho detto se era possibile farmi un calmante o qualcosa, perché ero molto agitata. Invece il dottore mi ha detto no, se si fida di me vedrà che non succede niente, starà bene. Mi sono fidata e in effetti io sono stata bene, non ho avuto nessun problema. Mi ha tranquillizzato molto, mi ha detto appunto di star tranquilla, di fidarmi di lui, che potevo veramente rilassarmi tranquillamente senza aver bisogno di farmaci, niente che mi rilassasse. Mi sarei resa conto da sola che in realtà non succedeva nulla, e in effetti è successo così. No, non ho avuto nessun problema, anzi, a parte che mi era già stato detto di iniziare a prendere antibiotico, antidolorifico delle ore prima, però non ho avuto nessun problema dopo. E quando sono tornata comunque a casa, perché ho dormito qui la prima notte, il giorno dopo, quando poi sono tornata a casa, mi hanno poi di nuovo ricontattato qui dalla clinica per sapere come stavo, appunto, se avevo avuto dei problemi, delle cose, ma in realtà sono stata bene. Io non mi sono fatta il problema se mi seguiva uno solo, a parte che non sapevo come funzionava in realtà, se mi avrebbe seguito una persona sola dall'inizio alla fine o più persone. Mi hanno seguito più persone a seconda di quello che ho avuto bisogno, però io mi sono trovata molto bene con tutti, io non ho avuto nessun problema con nessun medico, mi sono trovata molto bene con tutti quanti. Se avevo io una mia paura o un dubbio o qualcosa, ho chiesto, mi sono state spiegate le cose e tutto quanto. Ah, sicuramente meglio, prima cosa, anche quando devo farmi una fotografia, fare qualcosa, sto meglio. Sono stata proprio meglio già solo guardandomi allo specchio, perché mai io mi sentivo a disagio, il fatto di perdere i denti, di avere i buchi, di avere queste cose così, per cui mi è migliorata molto, a prescindere da qualunque cosa, dal mangiare, da tutto, perché anche per mangiare non si poteva più mangiare tutto quello che volevo, che potevo, anche magari prima potevo mangiare e dopo no, perché appunto c'era sempre il rischio che mi rimanesse qualche dente attaccato a una mela o a qualcosa, invece dopo non ho avuto nessun problema e comunque io mi sono anche in mezzo alla gente, ok, sto molto meglio. Io con chiunque ho parlato ho detto che qui mi sono trovata molto bene, che per il lavoro grosso che ho fatto io, perché io mi sono 6 impianti sotto e 6 sopra, quindi lavoro grosso, mi sono trovata benissimo, e io con chiunque parlo, cioè se devo indicare un posto, io indico questo, a prescindere da chiunque sia.